Care amiche e cari amici ascoltatori, benvenuti al podcast delle goloserie di Gianluca Gabanini, il podcast del vostro camper chef dedicato alla buona cucina. Rimanete in ascolto, nei prossimi minuti parleremo di enogastronomia, di ricette, di tecniche di cucina, di birra e vino e, perché no, anche di food gossip. L'argomento di oggi riguarda la scelta del tipo di padelle e pentole. Quale padella è meglio usare in cucina? È meglio quella in acciaio, in alluminio, oppure quella antiaderente? Quale padella utilizziamo? In acciaio, in alluminio o quella antiaderente? Ovviamente la risposta è sempre la stessa. Dipende. Da cosa dipende? Da quello che dobbiamo cucinare e da come lo vogliamo cucinare. Dunque, in acciaio o in alluminio sono due tipi di padelle, sono due tipi di metallo che si riscaldano molto velocemente, quindi hanno una tendenza ad avere un calore decisamente violento. Quando quindi utilizzare queste padelle? Beh, diciamo, se dobbiamo restringere una salsa, dobbiamo fare evaporare velocemente un liquido, oppure dobbiamo ottenere una reazione di Maillard su della carne o anche su delle verdure abbastanza importante, abbastanza velocemente, che ne so, dobbiamo sigillare un arrosto o anche fare una fettina o anche una tagliata dopo che l'abbiamo tolta dal forno, ebbene in questo caso mi sento di consigliare l'utilizzo della padella in acciaio o in alluminio. Parliamo di una padella il cui metallo che non abbia un fondo sotto abbastanza spesso. Questo tipo di fondo invece lo consiglierei per l'utilizzo di una padella antiaderente. Quando utilizziamo una padella antiaderente? Che ne so, quando dobbiamo fare delle cotture un pochino più lunghe, dobbiamo saltare delle verdure in padella, dobbiamo fare anche uno spezzatino. Sì, lo so, lo spezzatino molti lo fanno in casseruola, io preferisco farlo nella padella antiaderente. Come faccio lo spezzatino io? Apriamo e chiudiamo una parentesi così capite perché scelgo questo tipo di padella che, ripeto, è importante abbia un fondo sotto un pochino spesso, diciamo almeno quei 5-6 mm, perché permette di mantenere il calore anche più a lungo. Ebbene, come faccio io lo spezzatino? Io faccio dei dadini, insomma, degli spezzati, lo spezzato di vitello, di manzo, di maiale, quello che sia, lo infarino, poi lo rosolo nel burro, quindi gli faccio fare questa crosticina. Una volta che l'ho rosolato nel burro, aggiungo del brodo di verdure e lo faccio cuocere lentamente per almeno una mezz'ora, 40 minuti. Se voglio aggiungere, che ne so, piselli, carciofi, piuttosto che un altro tipo di verdura, dadini di zucca, eccetera, e posso aggiungere anche della passata di pomodoro, della polpa di pomodoro, del concentrato di pomodoro, con la verdura, insomma, posso sbizzarrirmi e divertirmi. In questo caso preferisco la padella e non la casseruola perché la cottura risulterebbe più omogenea su tutta la carne, perché se uso una casseruola abbiamo una parte più in basso e una parte più in alto, ovviamente questi cuociono in maniera diversa. Se io invece scelgo la padella, quindi una padella più larga e più bassa rispetto alla casseruola, posso tranquillamente cuocere questo spezzatino per quella mezz'ora, 40 minuti, in tranquillità, avendo una cottura in maniera più omogenea, senza avere la preoccupazione di mescolare la carne all'interno della padella. Ecco, quindi la scelta di una piuttosto che un'altra dipende dall'utilizzo che vogliamo fare. Ovviamente lo stesso vale anche per le pentole. Se dovessi fare una crema pasticcera, sarebbe importante utilizzare una pentola, una casseruola che abbia un fondo di almeno un centimetro nella parte bassa, in maniera tale che questo fondo permetta di avere innanzitutto una distribuzione omogenea del calore e soprattutto non un calore troppo violento che mi andrebbe a bruciare la crema. Quindi lo stesso vale
se devo fare delle zuppe, piuttosto che ne so, una zuppa di legumi, una zuppa di carne, la zuppa di cipolle, per esempio. Ecco, tutto questo tipo di prodotti meriterebbe una casseruola di questo genere. Se invece devo cuocere della pasta, direi che una pentola normalissima in metallo senza il fondo rialzato può tranquillamente fare il caso suo. Ovviamente va da sé che, diciamo, avete già intuito la regola principale base attraverso la quale valutare velocemente se scegliere una padella o una pentola in acciaio o in alluminio senza il fondo spessore, diciamo senza la parte spessorata in fondo, oppure no. Fondamentalmente dipende dalla velocità della cottura. Se abbiamo un qualcosa che cuoce velocemente, qualcosa in cui noi non abbiamo la necessità di controllare, di badare la cottura, allora possiamo scegliere quel tipo di padella. Se invece abbiamo qualcosa che cuoce un pochino più a lungo e dove non stiamo necessariamente ogni 2-3 minuti a controllare, a badare il tutto, allora possiamo scegliere quella antiaderente o appunto una casseruola col fondo più spesso. Bene, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa veloce pillola di tecniche di cucina. Vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento è alla prossima puntata. Mi raccomando, dubbi, domande, perplessità, scrivetemi oppure commentate. info@gianlucagabanini.it. Ciao a tutti!